È giallo in Valle d'Aosta, dove il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella cantina della sua abitazione a Sorrolei, una frazione di Aosta. Il macabro ritrovamento risale a martedì pomeriggio. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa. La vittima, Pino Betems, pensionato 72enne, trovato morto in casa, aveva una corda al collo, secondo quanto ha potuto verificare la polizia giunta sul posto. La procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio, ma nessuna ipotesi al momento viene ancora esclusa. Per tentare di avere delle risposte e chiarire le cause del decesso, sul cadavere del 72enne è stata disposta l'autopsia. Secondo quanto accertato finora, la vittima aveva un fratello gravemente disabile col quale viveva. Quest'ultimo è stato trovato dai vicini di casa in stato confusionale e fisicamente provato mentre vagava vicino all'abitazione. È stato portato in ospedale dal 118, era disidratato, infreddolito e denutrito. Sempre secondo le prime ricostruzioni, i due fratelli vivevano da soli in una situazione di forte degrado e non avevano parenti. Non avevano nemmeno, a quanto emerso, molti contatti con l'esterno.